Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato il re dei giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo, che sarà il pastore del mio popolo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, ci fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Rimaniamo in piedi ancora un attimo per cortesia, perché oggi la Chiesa fa un annuncio. Questa festa è legata direttamente alla Pasqua. E quindi la Chiesa oggi dà l'annuncio della Pasqua e di tutte le altre feste che girano intorno alla Pasqua, alla festa della risurrezione. Lo ascoltiamo. Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi, fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, il 16 aprile. In ogni domenica Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi, le ceneri, inizio della Quaresima, il 1° marzo, l'Ascensione del Signore, il 28 maggio, la Pentecoste, il 4 giugno, la prima domenica di Avvento, il 3 dicembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore, a Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen.
Ci sono degli episodi del Vangelo che non ci stanchiamo mai di ascoltare. Li abbiamo sentiti raccontare dai nostri genitori, dai nostri nonni, e noi li raccontiamo ai più piccoli, quasi fossero una favola. Però dobbiamo stare attenti, perché questi episodi non sono proprio delle favole, anzi, l'episodio che abbiamo ascoltato adesso, la storia dei magi, dei maghi, è una parabola della nostra vita, che parla a me e a te, parla a tutti quanti noi e parla di me e di te, parla di tutti quanti noi. Ed è in questo senso allora che ci accingiamo proprio a rileggere questo Vangelo. Non avete mai perso la bussola voi qualche volta nella vostra vita? Non avete mai così preso la vita in modo, vi siete disorientati, delle volte anche fisicamente, stamattina, mamma mia, vi svegliate e non vi trovate più, non vi capita mai? Ma anche nella vita, nell'esistenza, quando c'è da fare qualche scelta importante, oddio da che parte vo? La sposo quella là o no? Studio quella roba lì o quell'altra? Mamma mia, disorientati! I magi vengono da Oriente. Capite cosa vuol dire Oriente? Orientarsi. Abbiamo perso la bussola delle volte e dobbiamo prendere la bussola per ritrovare l'Oriente, la strada giusta, il cammino. Ma ci sono dei giovani che hanno bisogno veramente, no, di riorientarsi. Sono persi. Ma non solo i giovani, troppo comodo dire che sono loro. Anch'io, anche tu, anche le persone anziane. Delle volte perdiamo l'Oriente. Perdiamo proprio... Per fortuna ci sono delle stelle. Le stelle sono importanti nella nostra vita, Io posso dare il nome a tante stelle che hanno costellato la mia esistenza. Anche voi state dando il nome? Sono situazioni, avvenimenti, magari delle indicazioni così insperate, delle persone. Ma quante persone hanno indicato il cammino, magari basta una pacca sulla spalla in quel momento opportuno, una parola saggia, un genitore, una persona di cui ti fidi, a cui ti affidi, per l'amor del cielo. Ma quante stelle benedette hanno veramente accompagnato il nostro vivere. Capite, i magi, siamo noi che ci dicono dai che camminiamo, dai che andiamo, vai avanti, non perdere la bussola, orientati. Andiamo verso Gerusalemme. Gerusalemme, eccoli che arrivano questi magi, questi maghi. Anche Gerusalemme, anche là c'era proprio qualcheduno da cercare, da trovare. E loro pensavano di averlo trovato, come i magi, stanno cercando Dio, perché in fin dei conti, in tutte le nostre ricerche, tutti stiamo cercando Dio. Perché purtroppo delle volte, anche quando non è il vero Dio, ma in fin dei conti è un'esigenza troppo ricca, troppo profonda, necessaria, non possiamo vivere senza Dio. Non possiamo non andare verso Gerusalemme. Solo che purtroppo là a Gerusalemme ci sono delle persone che si ritengono l'ombelico del mondo. Sapete che Gerusalemme era considerata l'ombelico del mondo? Centro dell'umanità. E noi abitiamo qua e quindi abbiamo la verità, poveretti. Ma quanta gente, forse anche voi, delle volte vi siete trovati ad essere pieni di voi stessi, l'ombelico del mondo.
I maghi arrivano, i magi arrivano, e in quell'ambiente lì non trovano quello che stavano cercando. E pensate che là a Gerusalemme avevano le sacre scritture. Altro che stelle qualsiasi, altro che una pacca sulla spalla, c'è la parola di Dio che parla. Eppure delle volte la parola di Dio, quando non è accolta con quell'umiltà necessaria, quando diventa forza per sostenere una presunzione, un'arroganza, anche quella non ti porta a Dio, ti porta a te stesso, perché ti riempi di te stesso. Eccola che troviamo, l'erode di turno. Ma quanti erodi ci sono nella nostra umanità? Volete che ne diamo il nome? Ma no, dai, ci pensate voi. Facile, eh? Quelli che si ritengono i potenti del mondo, e vediamo cosa stanno facendo, purtroppo, no? Uccidono di qua e di là, bambini di qua e di là. Ma quanti erodi! Ma è interessante, so se avete notato, la parola qua, questo brano del Vangelo, questa parabola della vita, ci dice che non solo Erode, ma tutta Gerusalemme è con lui. Il potere purtroppo allontana dalla ricerca, allontana da Dio e riempie di se stessi l'ombelico del mondo. Il centro sei tu, la tua pancia, il tuo benessere, star bene tu, gli altri che vadano a farsi benedire. Terribile, eh? Però bello anche questo. Dio si serve anche di questi erodi, di questi che pensano di essere il centro del mondo. E sono loro che danno l'indicazione, rileggono la parola di Dio, là a Betlemme, e tu Betlemme, terra di Giuda, non sei l'ultima. Anche loro. Dio è bello, Dio è grande, proprio per questo. Perché si serve anche di queste creature presuntuose per indicare la strada agli altri, ai veri cercatori di Dio. E riprendono il cammino e ritrovano la stella, ritrovano orientati verso, e c'è gioia. Mamma mia, che gioia quando una persona cammina, quando una persona ricerca veramente, quando una persona va avanti. Però la sorpresa, avete notato la bellissima sorpresa qua? Non se l'aspettavano. Loro pensavano di trovare chissà quale re, chissà quale Dio, chissà quale onnipotenza. Tutti gli uomini cercano questo. Loro trovano fuori di Gerusalemme, quindi nella periferia, a Betlemme, Papa Francesco, tra parentesi, queste cose le ha capito benissimo, no? La periferia, andate nelle periferie, no? Ebbene, là nella periferia ti trovano una casa comune, ti trovano un bambino con una mamma. Vi ricordate nel Natale, adesso possiamo dirlo apertamente, no? Ormai non scandalizziamo più nessuno. Trovano un Dio rimbambito, che vuol dire tornato bambino. Loro stanno cercando l'onnipotenza. Anche noi nella nostra ricerca di Dio stiamo attenti, perché molte volte sbagliamo e andiamo a cercare l'onnipotenza, che non è altro che la proiezione delle nostre volontà di onnipotenza, perché Dio non è questo. Dio è un bambino semplice, umile, umano. Bello questo Dio, bambino, umano. Sono sorpresi, però ecco l'incontro. E offrono allora, no, prima si inginocchia, no, proprio per riconoscere che in quella umanità lì c'è tutta l'essenza di Dio. E dopo offrono i doni che hanno. Oro, incenso e mirra, mamma mia che poesie che abbiamo fatto sopra questo, no? Ma l'oro vuol dire quello che hanno, se stessi, le cose più preziose che hanno dentro di sé, l'incenso, che vuol dire il profumo, perché quando una persona incontra Dio è profumata da Dio e questo profumo si espande. La mirra era l'unguento delle spose il giorno delle nozze. Capisci allora
Questi magi qua, questi maghi qua, tu, io, quando incontriamo Dio, non incontriamo una filosofia, un'idea, ma facciamo le nozze, una relazione vera, ci sposiamo con questo Dio, Lui si sposa con noi. Cioè c'è qualche cosa che indica un contatto profondo, non un'idea, un'ideologia. Tanti purtroppo si sono fermati a una ideologia di Dio, per forza lo abbandonano. Hanno trovato Dio. Ma sapete un'altra cosa? Sapete perché l'hanno trovato? Sapete perché troviamo Dio? Perché Lui ci ha già incontrato. Noi non potremmo mai né cercarlo né trovarlo se Lui non ci avesse prima di noi cercato e trovato dove noi siamo. E come termina questo Vangelo? Stupendo. È ricco di sorprese. È la parabola della nostra vita quando si lascia proprio così accompagnare da questa meraviglia di Dio. Tornano a casa per altre strade. Eh sì, perché i cercatori di Dio non si fermano a possedere, perché altrimenti diventano come quelli di Gerusalemme, no, l'ombelico del mondo. Per altre strade vanno ancora, e mentre vanno a cercare ancora questo Dio lo portano, lo annunciano, lo dicono, no? Si sente quando una persona ha incontrato Dio, perché lo cerca continuamente, perché è sparso, i suoi semi sono sparsi nell'umanità. E allora lì anche manifestano la presenza e la bellezza di questo Dio. Carissime, carissimi, grazie di aver ascoltato questa parabola della vita. Adesso dai che, oltre che ascoltarla, la testimoniamo e la annunciamo. Perché questa parabola è veramente meraviglia per tante persone che sono lì, non sanno da che parte girarsi, sono disorientate. Magari potremmo essere anche noi una stella che indica un cammino per queste persone che hanno bisogno di riorientarsi perché hanno perso la bussola. Buona festa dell'Epifania. Avete capito cosa vuol dire Epifania adesso? Questo Dio che si rivela, le massa belo. Grazie Signore. Buon cammino e buona Epifania a tutti.